Gesù è il nostro sposo. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Buon inizio settimana. Sarà una settimana benedetta, perché Dio è con noi e la Sua parola illumina i nostri passi. Accogliamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 2, 18-22. In quel tempo, i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora, in quel giorno, digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi. Amen». Continuiamo in questo capitolo secondo del Vangelo secondo Marco ad ascoltare episodi di queste cinque controversie tra Gesù e i farisei. Oggi vediamo una controversia che riguarda il digiuno. Avevamo visto negli episodi precedenti questioni riguardanti il peccato. Gesù, il Figlio di Dio, il Messia che perdona il peccato, cosa che i farisei non accoglievano assolutamente. Ma oggi c'è una domanda: come mai i discepoli di Giovanni e dei farisei digiunano e i tuoi non digiunano? I tuoi discepoli non osservano questa legge. Gesù non risponde in modo diretto. Perché? Ma entra profondamente in una questione, in una autorivelazione. Gesù dice che lui è lo sposo. Come si può digiunare? Come possono digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Per noi sembrerebbe quasi un paragone un po' buttato lì. Gesù parla dello sposo, sì, certo, lui è lo sposo, noi lo sappiamo, ma guardate che queste parole sono fondamentali. Sta autorivelandosi. Gesù sta portando questa testimonianza fortissima di essere colui che Israele ha sempre atteso, di essere la promessa del Padre, il Verbo che si è fatto carne. Pensate che l'attribuzione della sponsalità in quanto uomo sposo è sempre stata vista da parte di Yahweh, e Yahweh lo sposo di Israele. Israele è la sposa. E da parte di Gesù oggi, asserendo di essere lo sposo, sta dicendo: sono arrivato, sono qui. Colui che avete atteso da secoli è qui presente, sono io. Ma i cuori di questi farisei, i cuori delle persone che stavano accanto a Gesù erano davvero molto induriti e non lo hanno accolto e non hanno saputo vedere che lui era davvero lo sposo. Si sono allontanati, si sono chiusi, hanno messo una barriera. E Gesù dice: con questo essere sposo la salvezza è venuta. Il tempo messianico è arrivato. Ecco perché non si digiuna più. Ecco perché è il tempo della gioia, è il tempo della salvezza. Poi dirà:
quando lo sposo sarà tolto, allora si digiunerà. E noi sappiamo che il digiuno è un'arma potentissima di preghiera che ci aiuta in tanti momenti della nostra vita. Significa distaccare il mondo della carne dal mondo dello spirito, facendo prevalere il nostro spirito, quindi la vita in Dio sulla vita nella carne. Noi come comunità, tutto l'anno, ogni settimana, dal giovedì pranzo al venerdì sera, facciamo digiuno, perché crediamo nella potenza del digiuno. Ma oggi Gesù sta dicendo qualcosa di più del digiuno. Io sono lo sposo. Gesù sta dicendo: io sono arrivato per incontrarvi e per farmi incontrare. Quante volte diciamo: oh Dio, dove sei? Dio, mi hai abbandonato. Signore, non ti vedo. Signore, non so dove andare. Non mi sento amato da te. Non hai ascoltato la mia preghiera. Oggi Gesù viene a dire: io sono il tuo sposo. Sono l'amato del tuo cuore. Sono colui che riempie le tue mancanze. Colui che soddisfa la tua sete e la tua fame, che non può soddisfare nessun altro uomo, nessun'altra persona, nessun'altra cosa o situazione. Gesù è lo sposo, significa soltanto Gesù può mettere pace nel tuo cuore, nella tua mente, tutta la tua vita. E allora apriamo le nostre braccia dicendogli: grazie Signore Gesù per questo giorno benedetto in cui io ho potuto ascoltare la tua parola. Per me, credo, professo che tu sei il mio Signore, molto di più, sei il mio sposo, che anche oggi ha toccato il mio cuore, perché mi conosci come nessun altro mi può conoscere. Tu sai e conosci ogni mio passo, sai quando cado e mi aiuti a rialzarmi. Oggi donami il tuo Spirito Santo, affinché io sia un testimone gioioso, tuo, che sei venuto come lo sposo della Chiesa, lo sposo dell'umanità, l'amico vero che non ci abbandona. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, amici, quanto è bello lo slogan di oggi da proclamare. Gesù è il nostro sposo. Gesù è l'amico fedele, l'amico che ci ama, l'amico che non ci abbandona. Lasciamoci amare da lui in questo giorno e in questa settimana. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito.